Da poco c'è stato il voto in commissione esteri per eleggere il nuovo presidente. Licheri ha preso soltanto 9 voti e è stata eletta Stefania Craxi. È un duro colpo per il Movimento 5 Stelle? No, un duro colpo no, i problemi nella vita sono altri. Non è una bella cosa, quando si prendono degli accordi si rispettano. È una presidenza che spettava al Movimento 5 Stelle, vuol dire che qualcuno che ha dato una parola non l'ha rispettata. Quindi sì, ovviamente si va avanti, i problemi del paese non sono di certo questi, però è un brutto indice per gli altri, perché noi quando prendiamo una parola la rispettiamo, normalmente si fa così. Ma è indice anche di questa crisi all'interno della maggioranza? No, la maggioranza... Il punto non è la crisi all'interno della maggioranza, il punto è la crisi della parola che si dà in politica, che sia in maggioranza, che sia in opposizione, quando si prendono gli accordi si rispettano. Non è stato fatto, problema di credibilità degli altri. Noi l'abbiamo sempre fatto, anche quando la soluzione non ci piaceva, abbiamo preso un accordo, al limite non prendi l'accordo, se lo prendi lo porti avanti. Quando la guerra è un qualcosa dove gli scenari cambiano velocemente, cambiano gli scenari, cambiano anche le sensibilità politiche. Normalmente in una maggioranza composta come questo di un governo di unità nazionale si torna in Parlamento, si torna con un voto per chiarire qual è la sensibilità di ogni partito in maniera chiara e non sfumata in un discorso di risposta al Premier, ma con un voto chiaro. Lo trovo anche un segno di rispetto per la popolazione, che in un momento di tensione vuole sapere la propria rappresentanza parlamentare cosa pensa di una cosa. Quindi chiederete questo voto nei prossimi giorni? Per noi è importante che ci si misuri con una votazione. Ripeto, rispetto a 2 mesi fa sono cambiati gli scenari. All'inizio il supporto, oltre che negli aiuti umanitari, rispetto anche agli aiuti militari, serviva a guadagnare quel tempo per dare alla diplomazia il tempo di fare il proprio percorso. Oggi la situazione è un po' diversa, quindi anche le posizioni sono diverse.